Colleghi, quest'oggi vi rappresento, vi illustro quindi la proposta legata a una delibera di giunta che abbiamo adottato il 14 marzo 2017 riguardante appunto l'anticipazione di un certo ammontare di liquidità pari a circa 11 milioni di euro per il pagamento di una sentenza legata al contenzioso tra l'impresa Salini e la nostra società in house Roma Metropolitane. Allora, questo riguarda un appalto legato alla realizzazione della diramazione della linea B, quindi parliamo cioè della linea B1 nella tratta quindi che va da Piazza Bologna a Conca d'Oro. Allora, questo progetto è stato attribuito a un'ATI composta da una serie di soggetti nel 2004. I lavori, diciamo, sono proseguiti nel corso del tempo e hanno portato tra l'altro all'iscrizione di una serie di riserve che alla fine dei lavori, quindi alla fine della realizzazione dell'opera, quindi parliamo di ottobre 2012, ha visto l'iscrizione da parte della Salini di circa 100 milioni di euro per appunto riserve. Quindi si è tentato prima di procedere con la strada della trattazione diretta tra le parti, ma questa non ha concluso un buon esito, quindi evidentemente si è andati avanti sotto il profilo del Tribunale. Sì, c'è abbastanza caos. Un attimo solo, Assessore. Sì. Allora, chiedo al personale presente in aula di assicurare il silenzio o di far uscire le persone. Ripeto ai rappresentanti dei cittadini, vedo il consigliere Diaco e altri consiglieri, che i rappresentanti dei cittadini possono essere ascoltati da parte di tutti i capigruppo nella sala delle bandiere, però bisogna anche consentire il normale svolgimento dei lavori. Grazie. Prego, Assessore. Quindi, in data 25 novembre 2013, Salini Spa notifica a Roma Metropolitane e a Roma Capitale l'atto introduttivo del procedimento giudiziario, che poi termina con una sentenza del Tribunale Civile di Roma del 22 agosto 2016, in cui praticamente Roma Metropolitane viene condannata al pagamento di circa 10.607.683,91 euro, oltre agli interessi e l'IVA. Questa diciamo, è stata una sentenza la cui originaria partenza era pari a 100.000 euro. Quindi di conseguenza si sono svolte tutta una serie di attività. C'è stato un parere da parte dell'Avvocatura Capitolina che ha disposto che effettivamente questa sentenza era una sentenza abbastanza buona, per cui non si consigliava, non si suggeriva di procedere ad un appello. Della stessa avviso è stato anche l'avvocato di Roma Metropolitana e nonché anche l'ufficio del Dipartimento Mobilità e Trasporti. Quindi sono seguite una serie di riunioni da parte dei soggetti interessati, dagli uffici sotto il profilo quindi amministrativo, Ragioneria Generale, Dipartimenti e Avvocatura Capitolina. E dunque si è indicato che appunto non c'era necessità di svolgere questo appello. Successivamente quindi in data 3 febbraio è arrivato da parte della società in pregilo Salini l'intimazione, l'atto di precetto quindi al pagamento di questa sentenza pari a circa 10.800.000 euro. E a questo atto di precetto è poi seguito anche un atto di pignoramento che quindi ha visto bloccati i conti correnti di Roma Metropolitane per un tot di tempo, quindi fino al conseguimento di questo importo. Ora, alla luce dell'importanza delle opere in piedi da parte di Roma Metropolitane, si è ritenuto necessario, non avendo Roma Metropolitane le necessarie liquidità per provvedere al pagamento della sentenza, ad anticipare questo importo. E un attimo solo, Assessore. Sì, grazie. Allora, così la seduta non può proseguire. Prego. Sì, ad anticipare questo importo attraverso appunto una concessione di credito. Quindi la Giunta Capitolina cosa ha fatto? Ha deliberato di anticipare appunto a Roma Metropolitane l'importo complessivo di 11.914.512,61 euro e come appunto risulta da atto di pignoramento notificati a Roma Metropolitane.
Successivamente la Giunta ha incaricato il Dipartimento Mobilità e Trasporti di procedere a una rivalutazione, a una rimodulazione dei quadri economici, attività questa mai effettuata negli ultimi 5 anni, in modo tale da capire se ci fossero economie che potessero essere utilizzate per il pagamento e quindi per la restituzione a Roma Capitale di parte dell'importo oggetto di sentenza. Si è poi incaricato il Dipartimento Mobilità e Trasporti di procedere alla verifica circa gli importi da attribuire alla gestione commissariale o alla gestione ordinaria. Si è poi demandata, quindi l'Avvocatura Capitolina, di dover procedere a autonomo appello incidentale, questo perché Salini comunque ha effettuato un ricorso rispetto alla sentenza ritenendola insufficiente rispetto agli importi originariamente richiesti, e poi di demandare anche il Dipartimento Mobilità e Trasporti all'accertamento di eventuali responsabilità gestionali in capo all'azienda relative al contenzioso pregresso. Quindi cioè di andare a verificare se ci fossero ulteriori altre responsabilità. Quindi per la chiusura di questo tipo di attività è stata anche disposta dunque una variazione di bilancio che trovate al punto 6 del deliberato della Giunta. E in ultimo la Giunta ha anche chiesto di effettuare le operazioni di verifica che vi ho illustrato poco sopra entro il 31 dicembre del 2017. Ora, questo tipo di attività si è resa necessaria, quindi questa anticipazione di linea di credito, ripeto, per il fatto stesso che Roma Metropolitane è una stazione appaltante, motivo per il quale lavora non certo per il mercato ma soltanto per Roma Capitale. Non ha quindi altri introiti diversi da quelli che ha attraverso la convenzione, quindi è un istituto attraverso il quale si effettua di fatto un ribaltamento dei costi. Quindi è evidente che per rischi di questo genere, che non possono essere previsti, ripeto, per sua natura all'interno della convenzione che Roma Metropolitane ha con Roma Capitale, si è ritenuto necessario per garantire una certa continuità rispetto alle opere in corso, non ultima ovviamente la realizzazione della Metro C, di poter anticipare queste somme e di poter quindi procedere successivamente al pagamento della sentenza. È chiaro che comunque all'interno di questa delibera abbiamo anche precisato che comunque la posizione di Roma Metropolitane dovrà essere rivista alla luce anche del piano di riorganizzazione delle partecipazioni, quindi delle nostre partecipate, che come sapete tutti è in corso di preparazione. Questa delibera poi ha avuto un parere favorevole che trovate allegato alla presente da parte dell'OREF. Quindi di conseguenza con questa proposta richiedo all'Assemblea Capitolina di approvare quanto già stato stabilito in Giunta. Grazie.